Sergio Arcuri racconta al settimanale sono le preoccupazioni di Manuela, che non vuole lasciare il figlio da solo per il reality show. I fratelli passano. Nonostante voci sempre più insistenti ritenevano quasi certi la firma del contratto e l'ingresso nella casa del grande fratello VIP 3 di Manuela e Sergio Arcuri, proprio questi ha tenuto a specificare al settimanale sono quali sono le ragioni della rinuncia alla partecipazione al reality show di Canale 5. L'impedimento si calerebbe nel rapporto viscerale che Manuela ha col figlio Mattia di appena 5 anni, da cui l'attrice Diana Agni riesce a fatica e solo per pochi giorni a stare lontana quando mia sorella e io vivevamo insieme e guardavamo sempre il Grande Fratello. Inoltre siamo grandi amici di ex Geffini come Filippo Bisciglia e Alessia Meccari. Siamo molto legati a questo programma, di cui Manuela è stata anche opinionista, e dunque non ci dispiacerebbe affatto partecipare in coppia. Purtroppo, però, non c'è nulla di ufficiale. Ogni anno tentano di proporre il GF VIP a Manuela, ma per lei stare un mese o più lontana da Mattia sarebbe impossibile. Già quando lo deve lasciare per qualche giorno, soffre. Quindi, oggi come oggi, escludo la nostra partecipazione. Nemmeno la presenza del fratello, chiamato proprio con l'intento di confortare l'attrice, avrebbe convinto l'Arcuri nazionale a timbrare il biglietto per Cinecittà. Tuttavia l'ultima parola deve ancora essere pronunciata che il corteggiamento della produzione possa andare a buon segno?